cioccolato, amato da adulti e bambini, si presenta sotto diverse forme, ma pochi conoscono davvero come viene prodotto. Le sue origini risalgono all'antica America centrale, dove i Maya coltivavano il cacao e lo usavano per preparare una bevanda riservata alle élite, considerata cibo degli dèi. Anche gli Aztechi attribuivano grande valore al cacao, utilizzandolo come moneta di scambio. Il cacao raggiunse l'Europa solo nel 1528, portato da Hernán Cortés alla corte spagnola. Il cacao proviene da un piccolo albero sempreverde tipico dell'America centrale e meridionale. I suoi frutti, le cabosse, contengono semi circondati da polpa zuccherina, le fave di cacao. Dopo la raccolta, queste sono sottoposte a un lungo processo di lavorazione, fondamentale per garantire la qualità del cioccolato. La fermentazione dura circa 5 giorni e sviluppa i precursori aromatici del cioccolato. Segue l'essiccazione, che elimina gli acidi e riduce l'umidità, prevenendo la formazione di muffe. Le fave vengono poi tostate a temperature tra 120 e 140 gradi Celsius, fase delicata in cui si sviluppano gli aromi attraverso la reazione di Maillard, che conferisce il tipico gusto del cioccolato. Il cacao viene successivamente trasformato in liquore di cacao e poi in pasta di cacao, dalla quale dipende la consistenza del prodotto. Durante la miscelazione, alla massa di cacao, si aggiungono ingredienti come zucchero, latte e burro di cacao. Segue la raffinazione, che riduce le particelle a dimensioni microscopiche per ottenere una texture liscia. Il cioccolato viene poi sottoposto al concaggio, un processo che migliora l'omogeneità e il gusto, eliminando gli aromi indesiderati. Infine, il prodotto viene temperato, raffreddato e formato negli stampi, pronto per il consumo. Esistono diverse tipologie di cioccolato in base alla percentuale di cacao. Fondente, minimo 45%, al latte, minimo 25% di cacao e 14% di latte, e bianco, composto solo da burro di cacao. Nel 2017 è stata introdotta una nuova variante, il cioccolato ruby, caratterizzato dal colore rosa delle fave da cui proviene, coltivate in Ecuador, Brasile e Costa d'Avorio. La sua particolarità è un aroma fruttato e l'assenza di coloranti aggiunti. Nutrizionalmente, il cioccolato ruby contiene gli stessi composti bioattivi del cioccolato fondente, anche se in quantità leggermente diverse, mantenendo comunque elevate proprietà antiossidanti.